Ragazzi, beh, oggi parliamo del turno, della sfida che andrà in scena oggi tra Sporting Lisbona e Juventus, gara che si giocherà alle 21 e che sarà senz'altro una gara bella, complicata per la Juventus e ci sarà senz'altro da battagliare, se si dice così, vabbè. Certo, però sarà una partita, almeno credo, molto difficile perché giocano bene, hanno un'organizzazione tattica, sanno cosa fare. Quindi, vi dico le probabilità per il passaggio al turno. Secondo me 52% Juventus, 49% Sporting, quindi vedo ancora una gara molto equilibrata, ovvio che l'1-0 dell'andata potrebbe fare la differenza per i bianconeri. Però, senz'altro, se devo andare lì, un pareggio andrebbe benissimo, perché passeremo il turno. E di certo non difenderemo 1-0, l'ha detto pure Allegri. Però Juventus Sporting in conferenza stampa, ma andremo lì a giocare a calcio, diciamo. Andremo lì a giocare, non ci scacceremo, si spera. Perché rischi veramente di prenderne 5 se tu ti scacci, visto che lo Sporting di Lisbona è una squadra forte, forte, forte. E tu devi fare senz'altro una partita buona per passare il turno, magari avendo anche la fortuna come all'andata. Però tu devi giocare almeno, tu devi giocare. E bisogna dare senz'altro l'anima in queste partite toste da dentro fuori. Poi oggi comunque ci sono le altre partite. Ovvero no, Siviglia, Manchester United, scusatemi, Roma Feyenoord e Union San Gilva, Bayer Leverkusen, quindi capiremo senz'altro di più, ecco. Parlando comunque della partita, sarà, ripeto, una partita molto difficile secondo me per i bianconeri, che in questo mese di aprile cioè comunque la Juventus ha senz'altro non ha aumentato il giro del motore, anzi, perché sono state fatte partite brutte in questo mese d'aprile, è inutile nasconderci. E quindi questa sarà una partita, come dicevo prima, tosta, dura, soprattutto anche perché si gioca fuori casa, anche solo da quello che ho letto, lo Sporting Lisbona gioca meglio fuori casa, scusatemi. Quindi questo potrebbe essere un vantaggio per noi, ecco, che magari in casa stiamo facendo delle prestazioni decenti e in trasferta magari soffriamo molto, ecco. Noi abbiamo vinto 3-1 l'ultima partita, molto molto bene. Abbiamo perso 1-0, che in realtà la sconfitta, ahimè, non era quello che volevo, il Sassuolo al Mapei Stadium, però è andata così. Speriamo veramente di rifarci dopo l'ultima partita brutta, bruttissima, contro appunto i neroverdi e di fare una grande prestazione contro Sporting di Lisbona. E diciamo che, ripeto, il vantaggio 1-0 è veramente oro che cola, perché abbiamo visto almeno all'andata una squadra giocare a pallone e l'altra difendersi. Quindi lo Sporting meritava almeno il pareggio, quello senza dubbio. Quindi partire già con un gol di vantaggio è senz'altro un vantaggio molto molto importante per noi. Dovremmo essere bravi a sfruttarlo più che altro, perché l'andata Perin ci salva. Perin ci salva, fa letteralmente due miracoli e quindi ci tiene in piedi. Ci tiene in piedi, senz'altro. Ripeto, dovremmo essere bravi a fare una buona prestazione. Ripeto, tutte queste cose sono state anche dette da Allegri in conferenza stampa, però sono ovvio, perché comunque lo Sporting è una squadra che gioca a pallone, è una squadra che non sta facendo benissimo in campionato, in Europa League ha anche eliminato l'Arsenal un paio di settimane fa. In maniera anche clamorosa, nel senso che comunque la battuta è rigori, ma nessuno secondo me si aspettava uno Sporting così in primis. Di certo è una squadra che probabilmente fa un po' di fatica a fare gol, forse non ha un centravanti troppo forte, ecco, a segnare magari
il vero centravanti sport di Lisbona non è Chermiti, ma è bensì Paulinho che sarà indisponibile. Poi del resto dipende anche molto su me da chi partirà titolare della formazione, perché secondo me non si andrà di tridente, bensì di 3-5-2. E credo che Chiesa starà in panchina. Di Maria gioca a centrocampo, credo, vabbè, Fagioli o Locatelli della più segni favoriti per, per una maglia almeno al primo minuto. E poi nulla, dobbiamo andare lì consapevoli che siamo la Juve, ma consapevoli anche che ci saranno probabilmente delle difficoltà. Tante difficoltà, di sicuro sarà più complicata rispetto alle due contro il Nantes e il Friburgo, che sì, contro il Friburgo avevamo abbassato un po' il giro del motore nel secondo tempo, ma la partita era quasi chiusa praticamente. E non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'avversario, anzi dobbiamo fare assolutissimamente l'opposto. E spero che Allegri lo farà, i giocatori lo faranno, siamo bravi, possiamo passare tranquillamente, abbiamo tutte le qualità per passare, ma servirà senz'altro la testa, senz'altro il cuore, senz'altro furbizia, senz'altro probabilmente fare una buona prestazione lì. Ecco, perché lì comunque uno stadio nel quale i tifosi dello Sporting sono accesi è un bello stadio, almeno visto comunque da internet, almeno vedendo alcune foto, mi sembra assolutamente uno stadio di livello. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ciao, ragazzi.